Ciao, oggi vedremo come fare un volto in stile manga. Allora, per prima cosa, incominciate a fare tipo una palla, come avete visto nel video del tardigrado, che però non facciamo un tardigrado. E poi fate un asse centrale, ce l'ho fatta malissimo la palla, e fate un asse centrale. Adesso fate attenzione a non fare così, non fate così, dovete fare così, guardate. Poi facciamo un piccolo perché non può essere la testa così. Fate così, non come ho fatto vedere prima che è sbagliato e lo fanno tra l'altro alcuni miei amici. Poi fate una linea centrale. Vabbè, questa vi servirà per orientare alcuni elementi del viso. Qua fate tre tacchette, questo più o meno disegnavo così prima, questo non più, e fate questo che vi aiuterà a fare gli occhi. Per fare gli occhi ve li faccio vedere io. Allora, per prima cosa fate gli occhi insieme, non fate gli occhi prima uno e poi l'altro, se no vi vengono delle schifezze incomprensibili. Ho modificato anche un pochino il viso e adesso iniziamo a fare il naso. Fatelo più sotto. Fatelo qui. È più o meno così. Potrebbe essere buono. Adesso per aggiungere la pucciosità. Pucciosità. Fate le guanciotte. Carina! Non posso dire cute. Fermata la bocca, arrotondato il viso. Questo è il viso femminile. Quindi non fatelo così per i maschi. I maschi è tutta un'altra storia. Adesso fate le sopracciglia che devono essere poco visibili. Pure un po' visibili, ma non troppo, se no sembra un maschio. Fate un po' qua le ciglia. Dopo aver fatto il viso facciamo i capelli. Adesso ve lo faccio vedere. Che carino! Purtroppo c'è la lampada quindi non si vede. Più o meno così verrà. E ho sistemato un pochino. Facciamo i capelli. Per prima cosa, capelli non devono essere attaccati alla testa come una cuffia, ma dovete farli non tanto attaccati alla testa. Per esempio, se volete fare le codine, io faccio le codine e vi faccio vedere come farle. Allora, per prima cosa fate questa tipo struttura e poi iniziate a fare così. Però non devono essere tutti uguali la i capelli nella frangetta, se no ha un brutto effetto. E se volete fate anche questo, il ciuffone. Adesso queste cose, i capelli qua devono essere un po' attratti all'elastico. Ecco. No, ma no, che brutto che mi è venuto. Mi è venuto malissimo. Va bene. Adesso faccio le codine, che non devono essere così e basta, ma devono essere così un po'. Ecco. Volevano tanto i miei amici questo tutorial, adesso le ho fatto. Che bello. Lo sto facendo malissimo. Ricordatevi sempre che il collo dei manga è più piccolo del collo reale. Comunque adesso dobbiamo inchiostrare. Comunque, se avete un pennino non fatelo mai cadere senza tappo, ma anche con il tappo, evitatelo. Raccomandazione, fate attenzione a non distruggere il pennino. Aspettate un pochino prima di cancellare, se no vi vengono le sbavature come avete visto in quel video in cui mi ero... avevo messo il rallentatore che mi era spaventata così tanto che avevo sbavato, infatti ho sbavato. Un consiglio, se siete restrimani come me, l'ho detto nell'altro video, è meglio incominciare sopra a sinistra. Se siete mancini invece è meglio incominciare sopra a destra. Aspetta, non ho evidenziato le sopracciglia. Mi sono tenendo su una gamba, non sono seduta. Ecco. Oh, ma se ne è tolto. Cioè. Meno male che non è successo niente a pennino. Viva! Se vi è piaciuto questo video. Oddio, non è finito, mi sa. Vabbè, comunque potete colorarlo alla fine. Quando finisce il video. Potete colorarlo dopo. Vabbè.
siamo arrivati alla fine del video. Iscrivetevi! Lo dice pure là. Ciao! Ciao! E mettete un pollice in su. Pollice verde, pollice blu, cosa farai tu? Metterai un pollice in su e condividete il video. Ciao!